quanti, tutti quanti, a tutti quanti piace scavare. E allora, cari telespettatori, molti a casa si stanno già chiedendo: ma perché? Perché Mancini porta sempre la stessa giacca? Perché? Perché? È perché ci sono affezionato, signori. Ci sono affezionato, lo voglio dire a voi. Non è bella, non trovate che sia bella, Color mare, Pensa Roberto che da quando ho sta giacca esco solo con le gozze. Mare, gozze, vabbè, niente. Signori, non voglio indugiare perché voglio presentare questo comico che ormai è diventato di casa, è diventato uno di noi. Signori, è qui con noi Oscar Biglia. Eccolo qua, vieni Oscar. Oscar, no, buonasera. No, che c'è? Ma niente, che avevo lasciato lì in ufficio il giornale vicino al water, no? Non c'è più, no? Che c'è? Ma non lo so, fino a... hai visto per caso il giornale mio? Hai visto il giornale? No, non ho visto, ma tu continua, ma... Continua? Sì, sì, sì. No, perché stava lì, era proprio... Ti preoccupa, nuovo. Vai, continua, ci penso. Giornale. Vai. Sono Mancini, simpatico, Proprio ce lo dobbiamo avere sempre, tutte le puntate, sì, insomma. Bella, giacca, vabbè. Oh, tutto è tecnologico, Tutto è tecnologico, tutto è tecnologico oggigiorno, tutta tecnologia, macchine, computer, tutto intelligente, tutto... Oh, pure i sciacquoni, tutto. Pure i cassonetti della spazzatura. Sappiamo bene io e Roberto, io posso dire, Roberto, quella volta, io dico, il cassonetto della spazzatura, no? Cioè tu arrivi che buste, c'è il pedale, intelligente. Tu premi il pedale, il cassonetto ti si apre, comodo. Metti le buste, levi il piede dal pedale, si richiude il cassonetto, arriva una litata in faccia. Noi i capelli abbiamo perso così. Lui sembrava Caparezza, io Branduardi. Fate attenzione, vado dal giro per questi posti. Tutto intelligente, il mocio, io ho comprato a mia moglie, perché ho straccio, ancora con straccio, il mocio, dico amore ti ho comprato il mocio, dice bravo così siete in due, si può, tutto intelligente, e i bilanci intelligenti ci stanno, perché mi sono appesa mia suocera, no? Mia suocera, c'ha un culone mica, un bel culone, insomma, dice, ma lei dice che culone, queste sono le maniglie dell'amore, io questi sono i maniglioni antipanico, figlia mia, fermate, la metto sulla bilancia intelligente, dice quanto è alta? 1,20, quanto è larga? 1,20. Quanto è spessa? 1,20. E c'è la striscetta e roulotte andate l'ha pesata un'altra parte. Povera donna, si è pure offesa. Tutto intelligente, tutto tecnologico, E c'è chi cambia il cellulare ogni mese, il computer ogni 2 mesi, la macchina ogni 3 mesi e i mutande ogni morte di papa, però. Guarda che è una cosa tremenda. Tutto i sciacquoni intelligenti, gli elettrodomestici intelligenti. Che tu cammini per strada, ti squilla il cellulare, pensi che è un amico, vai a rispondere. Dice, pronto chi è? Dice, so Oscar. Dice, Oscar. Oscar chi? Dice, Oscar da bagno, Oscar da bagno. Dice, sì, mi si è lasciato spento, non sapevo che fate, sono pure telefonato. È deficiente, sei. Dice, guarda che c'è la lavatrice che ti vuole parlare. La lavatrice. Dice, sì, ecco, sta arrivando, un attimo. Ecco, un minuto, attendi in linea che sta arrivando la lavatrice. Ecco, un attimo. Oh, quanto ci mette? Oh, è una zoppa, sei presa te, che vuoi? Pronto? Sono la lavatrice. Ma te volevo dire che è finito il detersivo. Non prende la gentile, no, per mutarne due ci vuole la ignorante, che è meglio. Non capito? E poi lo sciacquone intelligente, ragazzi, c'è pure lo sciacquone intelligente. Sì, sì, che quello lì che se tu fai la pipì, butta un po' d'acqua. Se fai un'altra cosa, butta più acqua. Si è presentata a mia suocera, ha telefonato i pompieri, ha capito che è lo sciacquone intelligente, tutto intelligente, guarda. Tutti quanti, e tutti quanti, a tutti quanti piace scavare. Oscar Biglia è decisamente un grande comico. E poi se per tutti questi segreti sui elettrodomestici, insomma, aiuta, almeno così uno dentro casa sa come comportarsi. Anche perché casa mia non è tanto grande, Pensa che d'estate io lo tengo in frigo. Così è piccolina. Ebbene, cari telespettatori che siete a casa, cari telespettatori, voi che ci guardate, ci ammirate e sorridete con noi, ma vi commuovete con noi. E infatti la rubrica dedicata ai sentimenti rimane, perché voi la volete. E noi siamo qui che ci vogliamo commuovere con voi. Ed è per questo che vado a presentare il poeta malincomico. Andiamo a declamare il diario di Mago Mancini. Caro diario, ho deciso cosa voglio fare da grande. Il mago. Mia mamma, appena l'ha saputo, mi ha aiutato. Ha cominciato a comandarmi a bacchetta. Caro diario, oggi ho fatto il mio primo esperimento di magia. Ho preso mio zio da una parte e gli ho detto di porgermi tutte le sue carte. Non avendo quelle napoletane, mi ha dato le carte di credito. Attenzione, ora io taglierò le carte come per incanto torneranno come nuove. Non mi è riuscito il gioco. In compenso mio zio ha ricominciato a parlare.
era muto dall'82. Caro diario, oggi mi hanno chiamato per fare un seminario. Gli ho detto: io voglio fare il mago, non il prete. Caro diario, mi hanno richiamato quelli di ieri. Il seminario era di recitazione, con un attore italiano bravissimo, un tale Dario. Mi chiedo, lo fo o non lo fo? Caro diario, oggi avevo voglia di uscire e provare una grande illusione all'aperto. Si è messo a piovere, mi ero illuso. Caro diario, oggi ho fatto un gioco di magia. Niente di nuovo, tu dirai, invece no, la novità c'è. Finalmente mi è riuscito. Ho preparato il tavolino con la mia micromagia. Ho sistemato gli attrezzi del mestiere, ho guardato il pubblico, ho scelto il mio uomo per fare il gioco, ho spiegato il gioco e poi ho chiamato un mago vero che ha fatto il gioco. Caro diario, io non so se diventerò veramente un mago, ma ho capito che innanzitutto devo diventare grande. Basta con il diario, basta con la paperella nella vasca da bagno, basta con i boxer di Topolino, basta con le videocassette dei Buffi, basta. I plasmon, continuerò a mangiarli però. Figlia, questo, ma ti ricordi che giorno è oggi? Oggi ti ricordi che giorno è oggi? È il nostro anniversario! Ma ricordiamo pure quel giorno, mamma mia. Gaul, ma ti ricordi come siamo conosciuti? Oh, ricordo, oh, sì, come siamo conosciuti, via internet ci siamo conosciuti. Che bello! Che chat se siamo pagati, chat, che... No, tu mi mandavi le email e tu mi dicevi le bugie, perché te mi hai detto c'ho una quinta, poi metto, se c'hai una stampante te manda una fotografia. Io la stampante ce l'avevo, schiacciato il tasto, sei uscita direttamente te. Ti dico, ma guarda che io ho fatto un sacrificio per te. Io da Milano mi sono trasferita a Roma, Questo è un gesto d'amore grande che ho fatto per Milano, te non è che stai proprio a Milano, tu stai un po' più lontano, perché voi basta che state in Lombardia, tutti i milanesi siete. No, io sono di Milano, vicino, vabbè, vicino, vabbè. Dici, tu stai talmente vicino che se compri latte a Milano, quando arrivi a casa tua è scaduto, pensa un po'. No, ma il mio paese poi è bello, ti ricordi quando arriva l'estate? Perché d'inverno non si può guardare, c'è sta la nebbia proprio, che te lo dica a fare. Ma ce n'è poca. C'è talmente tanta nebbia che sospende le partite di tombola, che in pratica abita il tabellone, pensa. Entra a quattro uomo a casa, ci inserite i numeri, una fanno a casa di un altro, una da fare. No, guarda che poi d'estate si risveglia la natura, diventa un sacco carino il paesino, perché vengono, non so, le ranocchiette, la mattina mi vengono sempre a svegliare gli uccellini. Ci, io apro, ciao uccellino, non so, sono zanzare, non so uccellini, sono grosse come uccellini, ma sono zanzare. Io al paese tuo non ho visto le zanzare, capirai, al paese tuo. Ho visto zanzare talmente grosse che pisciano sulla citronella, la spengono, pensa proprio. Ma che puoi scherzare? Io al paese tuo ho visto zanzare talmente grosse che staccano la spina del vape. Veramente? Ma che scherzo? Io non al paese tuo ho visto zanzare così grosse che se gli tiri una ciabatta si ammisurano. Io se quella messa a picco, la tirano indietro, la ritirano. A me queste zanzare giganti non mi hanno mai punta, mai. E per forza, una zanzara così se te punge a te dove finisce il sangue, non vedi come stai. Ma magari mi pungesse una zanzara, magari davanti, mi facesse venire un boccio così, almeno mi andrei a comprare il reggiseno. Lo vai a comprare sì, perché non mica ce l'hai, ora c'è tu coriandoli cuciti, ce l'hai invece. Ma basta, a tutti quanti piace scavare.